centro-sinistra delle regioni all'attacco sul governo Marsiglio per i vaccini, ultimi in Italia per numero di vaccinazioni, in Abruzzo appena 20.000 su 1.300.000 cittadini. Lentezza e burocrazia vanificano gli sforzi della popolazione per uscire dalla pandemia, hanno detto Pepe, Blasioli, Pietrucci, Di Benedetto, Mariani, Scoccia, il capogruppo in consiglio regionale del Partito Democratico Silvio Paolucci. Chiediamo alla regione di sapere qual è il programma vaccinale perché l'Abruzzo non sia la Cenerentola anche per questo aspetto che è fondamentale. Ad oggi siamo gli ultimi in Italia. Appena 20.000 persone su 1.300.000 abitanti in questa regione sono state vaccinate, esattamente l'1,55% dell'intera popolazione, ultima tra le regioni. Siamo sempre ultimi sulle cose più importanti, pertanto chiediamo chiarezza per quanto riguarda i tempi e chiusura della prima fase. Il piano per quanto riguarda le vaccinazioni della seconda fase, che dovrebbe arrivare al 70% di coperture, che stando ad oggi e ai ritmi della giunta lenta raggiungeremmo soltanto nel 2024. Le nostre proposte: il Consiglio regionale del 23 si apra su una relazione del Presidente della giunta regionale sul tema vaccini Covid. Secondo punto, chiediamo chiarezza ormai da 2 mesi di avere a disposizione tutto il Consiglio regionale, il piano pandemico, 3 accordi. Accordi con le farmacie, accordi con i medici di medicina generale, come hanno fatto altre regioni, per accelerare, avendo a disposizione il numero dei centri vaccinali, il numero dell'esercito dei vaccinatori. E se Marsiglio dice che è un problema di approvvigionamento delle dosi? Le dosi che sono state, diciamo, che sono pervenute alla giunta, al governo regionale, alla regione, alla giunta regionale, soltanto il 64% sono state somministrate, cioè neanche quelle che sono arrivate sono state inoculate. E sempre sul fronte Covid interviene il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, del Movimento 5 Stelle, che si rivolge all'ASL di Pescara. L'ospedale Covid è al collasso, ci sono pochi medici e il nuovo pronto soccorso è inesistente, dice. L'assessore Veri chiede aiuto al ministro della Difesa. Purtroppo ci avevano promesso e fatto credere che si sarebbero risolti tutti i problemi col taglio del nastro dell'ospedale Covid a Pescara, invece qui stiamo registrando che mancano medici, infermieri, operatori sociosanitari e si stanno sporcando i reparti puliti dell'ospedale normale. Terapia intensiva, abbiamo 40 pazienti ricoverati, circa 40 pazienti, vi operano 6 medici per turno e 12 infermieri per turno a fronte delle linee guida regionali che prevedono una situazione ottimale, un medico ogni 4 pazienti, un infermiere ogni 2 pazienti. Quindi bisogna, io chiedo con forza al Presidente Regione e all'Assessore della Sanità di chiedere immediatamente al Ministero della Difesa l'invio di truppe di medici e infermieri militari, perché così possiamo sopperire. Poi si facciano subito assunzioni semplificate e quant'altro le procedure. Un'altra cosa allarmante è che vi operano ancora operatori sociosanitari precari. Abbiamo il personale infermieristico, molti sono neoassunti e quindi non hanno una formazione come le altre persone. Ci scoppia il pronto soccorso, in pronto soccorso c'è l'OBI, che è una stanza per l'osservazione breve che può contenere 8 posti, mentre negli ultimi giorni abbiamo registrato anche 30-35 pazienti Covid in attesa di essere riposizionati nei reparti.